ne hanno messo. Non avete neanche idea di che roba è questa cosa. Aprire il disco con la coscia. Questa stanza qua. Senti quanto dura. Ah! No, no, questa va bene. Ci prendono per matti tutti, ognuno che arriva fa. Ah! Che fanno? Lorenzo! È troppo piccola, non si può fare. Non ci stiamo. No, eccezionale, non bella, eccezionale. No, no, ma si è messi bene, perché se noi facciamo la regia in quella stanza lì, che tra l'altro è anche abbastanza asciutta con i divani così, al limite almeno buttiamo anche due pannelli, tappeti e questa la smussiamo, no? Ciao ragazzi! Ciao! Ciao. Che cazzo? Cavolo. Sono belle, eh? Ma stiamo lento. Ciao ragazzi. Va benissimo. Ah, un bellissimo suono. La regia la facciamo di qua. Qua facciamo la regia. Yeah. Cazzo, guarda che piede io. Ah, bellissimo, eh? Com'è sto banchettino? Qua abbiamo, cioè, abbiamo i due, non è che perché fanno scintille tra di loro. Che qui abbiamo i due rivali, abbiamo Borg e Meteorò. No, la venuto sì. Un giorno insieme da Spenter, ma te mi sento. Secondo me stanotte. Perché qui abbiamo Neve e Solid State, andiamo con sulla mitologia, coppie e batte. Hanno già fatto pagina. No? Che sono i due, le due grandi scuole di pensiero dei banchi mixer, no? Ragazzi, questo non è uno studio, è una cosa incredibile. Ci siamo messi in questa situazione. Forza, uno può arrivare a 50 anni, 30 anni di dischi e ricominciare tutto da una situazione di totale assurdità. Totale assurdità. Cioè, è pazzesco. Io mi cago sotto, come se dovessi fare le due Olimpiadi. Bella la situazione. È spaziale. Allora, ormai quanto? 2 o 3 mesi fa sono stato a Los Angeles, a Malibu, nello studio di Rick Rubin, e gli ho fatto sentire i demo dei pezzi, lui ha ascoltato tutti i demo e ha detto che secondo lui c'era della roba bella sulla quale lavorare. E quindi insomma il giorno dopo mi ha mandato una mail dicendo facciamo così,
cerchiamo una bella casa in Toscana. Io vengo lì a metà agosto e facciamo 2-3 settimane di lavoro lì. Poi finiamo il disco nel mio studio a Malibu. Ci siamo sbattuti per trovare una casa pazzesca a 5 minuti, 10 minuti da Piazzale Michelangelo. Qui siamo proprio sulle colline dell'Impruneta. E questa casa è proprio bellissima. È proprio bellissima. Quindi è bellissima, è bellissima. Per cui insomma siamo all'inizio di una grande avventura, perché la casa è un personaggio di questo racconto, di questo disco. Cioè la casa farà parte di questo disco come un personaggio. Poi abbiamo delle bellissime chitarre, un pianoforte appartenuto a Arthur Rubinstein. Così dice la leggenda, lo sai? È suo proprio? Lui in Italia suonava questo pianoforte. Okay. Lui, quando veniva, ha fatto più di un concerto suonando questo pianoforte, che insomma, quindi vedi di avere trattato da caso. Poi io mi chiamo Ke Rubin, qui c'è Rubinstein e Ke Rubin, Rick Rubin. Già. Siamo pieni di Rubin, di Rubinetti. Sì. Noi siamo al servizio, tutto questo è solamente per la musica. Siamo al servizio della musica, che serve alla vita delle persone. Bravo. Noi compresi noi. Sono agitato come una sposa. Come una sposa. Perché non è agitato. Non così. Cioè, we took this view out and we worked in a booth. Per fare ambiente okay. Stiamo dentro best anche time. Noi. No, the bad thing is that, the bad thing is that if it works, we're fucked. We're gonna do everything here. Cioè, ma ti rendi conto? Abbiamo una casa immensa e stiamo nell'antibagno. I like the little room. I think the little room is a good one. I promise you he will. Yeah. I'm sure. But I'm okay. Yeah. Bello, questa è la figata, che c'è il materasso sulla testa. Uno sopra che dorme. Inizio a fare due giri, no? Oh, diteci qualcosa, eh? Yeah, yeah. 1, 2, 1, 2. All right. Nella sera che schiarisce, mentre il cielo si scurisce, nei rumori della strada, quando il sabato si esce, dentro l'eco tra i palazzi vuoti, nelle strade con le buche, coi soldati lungo il fiume, nelle porte senza case, ho sentito il tuo respiro. Right now, Jason, speaking. E sono stato felice. Ricordi dove compriamo questa chitarra? Yes. Che era bello quel posto. A Buenos Aires. Siamo in un posto leggendario di Buenos Aires, l'antica casa Núñez, posto dell'azienda di chitarre leggendarie, quelle di Carlos Gardel. Guardate, questa chitarra, fantastico, questa chitarra, Riccardino in estasi, e io e Riccardino ci siamo fatti un regalino, ci siamo comprati due chitarrine. Perfetto, no, io tengo un problema con esso color. No, e por eso es bien. And sí. Oh, yeah. En Italia esto es prohibido sí. Por los cantantes, sí.
Sì, quiere cambiarlo di altro colore? In Italia, e come si chiama questo colore? Violeta, acá. Violeta, oppure nello pura. Spettacolo, in tutto lo spettacolo. No, non lo chiede. È impossibile. Ah sì? Non la sapevi. Solo in Italia. È un'antiquissima, molto antica tradizione. Perché è molto... La tradizione è perché nella quaresima, los 40 días antes de Pascua, no? Ah. Stava proibito qualsiasi tipo di performance. E la iglesia esponeva questo colore fuori. Tiene razón. Por eso, por los artistas, claro. De ese tiempo, cuando este es el color que... Bueno, ahora me voy a fijar. La tercera es la vencida. Ahora me fijo. Fai un saluto. Hay soldi que van a via. Ma entra la chitarra. A fin di bene, a fin di bene. I soldi sono un'astrazione. La chitarra no. Pazzesco che sto facendo, stiamo facendo questi pezzi acustici nel giorno in cui io non ho la voce, cioè che sono fatti solo con la voce, questo è il destino, ma e questa roba rimarrà, così funziona la vita, va dove cazzo vuole lei, noi possiamo intervenire pochissimo. You have the click? You're singing to the click? Okay. E non ho più paura di niente. We had a... We do it? Yeah. Maybe we try one click it. Down. Yeah. You see? One or two. We BPM? Yeah. Right. Okay. What tempo is it now? 93. Yeah. Try 92? Yeah. So the way we'll do it now, we'll do it the way you just did. Okay. Guitar and vocal first. But one BPM less. One BPM less, and then we'll try it with just two guitars, no vocals. Okay, all right. Focus and just see. Yeah, yeah. You Can we try one with no click? Yeah. No. And we try a little more relaxed at the beginning. By the end, the tempo felt good by the bridge. But from the beginning, it felt a little rushed. Okay. That feels really good. Tune up and let's do it one more time, same as that, and then we'll sing to that. But nice and easy, very relaxed. Mi sto trovando a lavorare con forse quello che per me è il più grande produttore di tutti i tempi. Ieri abbiamo fatto 3 pezzi, oggi ne faremo forse addirittura 4 in maniera istintiva, ma lui è pazzesco, noi, io e il mio team siamo super... Hey boss! You wanna hear this? Yes! I go. Fantastico, vado a sentire il pezzo che abbiamo fatto oggi. Comunque, insomma, sono giorni pazzeschi. Benissimo, direi benissimo. Tutto nuovo, eh? Tutto nuovo. Io mi sento come al secondo giorno di scuola. Yeah, baby. C'è anche Saturnino con il contrabbasso. Yep. Tra i palazzi vuoti, nelle strade con le buche, coi soldati lungo il fiume, nelle porte senza case, ho sentito il tuo respiro dentro al mio e sono stato felice e non avevo paura di niente.
selvatiche e tutti gli animali. Spiriti liberi, ovunque siate, fatevi vivi, manifestatevi. Viva la libertà, viva la libertà, viva la libertà, viva la libertà. Track just a little bit with no ad lib, so we can loop that and add to it. Okay. If you, first of all, you could definitely do it. If you practice it a little bit, you could definitely do it. Yeah. You could definitely do it. For sure. But try one thing. Yeah. This time when you sing the chorus, leave out the high viva. Okay. So, viva la libertà, la libertà. So imagine, because that's where the choirs, the groups come in, and then you join in with them. Yeah. Okay. Try that. Yeah. Because then it may be a little, it may be a little higher. La cicatrice qua, ferita apertela, ma se ti tocca lei ti guarirà. Ha labbra morbide, braccia fortissime, e se ti abbraccia ti libererà. Viva la libertà, la libertà, viva la libertà, la libertà, viva la libertà, viva la libertà, viva la libertà, la libertà, viva, viva, viva la libertà, viva. Anni fa non avrei mai fatto mezzo un disco, un pezzo che con un titolo così, no? Oggi mi arriva bene. Cioè, la Teresa ieri l'ha sentita, gli è piaciuta un sacco, no? Mi ha detto, sembra la canzone della gita scolastica, no? Che lei non gli proietta addosso nessun retaggio, no? Perché poi dalla parola libertà se ne sono appropriati tutti, da Berlusconi, dalla Democrazia Cristiana, al PC. Però secondo me oggi invece è proprio cambiata la storia. Ora, oggi è una questione proprio di libertà. Cioè, capito, che va riempita di nuovo di significato sta parola. Cominciamo a lavorare verso le 10:30-11 e fino adesso si va avanti fino verso mezzanotte e poi anche oltre. Sembra di essere dentro un film. Sembra un film questo. Siamo dentro questa meravigliosa villa, il cibo è buonissimo,
buonissimo, ma io insomma ce l'ho messa tutta per creare una situazione che mettesse Rubin, Rick a suo agio e lo facesse sentire bene, insomma. E forse ci siamo riusciti, è molto contento perché il cibo è strepitoso, proprio strepitoso. E il lavoro sta andando molto bene, sta andando molto bene. È un'esperienza veramente, forse l'esperienza più forte che io ho fatto da quando faccio i dischi. Lo stesso tipo di voglia di far bene l'ho sentita forse nel primo tempo in cui sono andato a Milano da Roma, quando Claudio Cecchetto mi prese sotto la sua ala, insomma, per produrmi. Quel tipo di voglia di essere all'altezza di quell'ambiente che mi piaceva così tanto, la sto riprovando adesso in rinnovata e diversa, perché sono passati tanti anni, perché io sono un altro, sono sempre quello, ma sono anche un altro. E poi lui in studio è micidiale, è proprio un artista, proprio un artista con una lucidità, con un metodo che non è un metodo, perché poi in realtà procede di ora in ora, senza sapere cosa succederà l'ora dopo. Non c'è un vero e proprio, non c'è una vera e propria mappa da seguire, neanche degli orari, neanche il suo modo di lavorare in qualche modo è anche simile al mio, nel senso che si lavora neanche giorno per giorno, ora per ora. La sua capacità di concentrazione è molto 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 alta. Quando si siede al banco al mixer è veramente una concentrazione molto alta. Lui ha questa capacità di prendere una canzone che ho scritto, di portarla all'essenza estrema. Ho capito un sacco di cose del suo processo creativo e di come aiuta gli artisti ad avere coraggio, che è poi la cosa più importante. Gli artisti sono insicuri, siamo persone insicure, la categoria più insicura del mondo è quella dei sicuri di sé per mestiere, e quelli che devono andare sul palco a mostrarsi sicuri di sé, ecco, sono i più fragili di tutti, sono i più vulnerabili proprio, no? Perché proprio l'insicurezza ci domina, ci governa. E lui riesce, ascoltando i dischi che ha fatto oggi, poi guardando, pensando ai dischi che ha fatto, proprio a infondere una sicurezza negli artisti che è proprio che non gli evita la fragilità, non gli evita neanche la vulnerabilità, ma è un coraggio. Si può essere fragili e coraggiosi insieme. Finisce non la prima, ci vuole un'altra tribù che mangia, è una tribù che mangia, è una tribù che mangia, è una tribù che mangia, musica, 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 a colazione, gente, 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 affamata, senza rime poi, no? A colazione, gente, 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 un gran famoso, musica, musica, mi guardo. Guarda, io non so che non puoi esprimerti perché sta lavorando. Cioè, qui, il 29 finiamo, il 30 e il 10 diciamo tutto. Hai tempo? Il 30 si va a prendere un caffè insieme e ci diciamo. Socializza, primo mozzarella, pomodoro con la pizza, super cari fragilisti che spirali d'oro, uomo poliolitico di impatto muscolo, non sono laureato ma posso insegnare ad arte, vita sul tempo meglio che Village Fan, ormai sono uno standard, un grande classico, pitch dog, rock and roll, mister fantastico, se dice addio, forse sì, forse no, boh, ascolto le storie, disposto a crederci un po', siamo figli di qualcuno, il resto è tutto da fare, non ho radici ma piedi per camminare. Insomma, c'è un terrorista.
soprannome, che è passato la notte dell'attentato del Bataclan da Arancia a Pezzo senza che nessuno se ne accorgesse. Noi possiamo solo fare della musica figa. Non possiamo intervenire per migliorare le sorti, niente. Possiamo, l'unica cosa che noi possiamo fare è della musica figa. Musica bella, dischi emozionanti che facciano sentire la gente viva, giusto? Viva. Così. Cambiano una cosa. È bellissima questa casa. È proprio bellissimo. È uno dei posti più incredibili del mondo. Guarda, riprendi tu, guarda. Guarda. Senti. In quella casa là in fondo. Il posto più bello del mondo. Quando io porto un americano in Italia mi sento così orgoglioso. Cioè, proprio perché è come quando tu gli fai vedere una cosa che, nella quale per la quale tu non hai nessun merito, io non ho nessun merito per la bellezza dell'Italia, naturalmente. Ma me lo sono goduto, me lo godo, questo sì. Però non l'ho rovinato, ecco. Forse dal punto di vista, qualcuno potrà accusarmi di averlo rovinato da un punto di vista sonoro, diciamo, dal punto di vista del primo, no. Non sono intervenuto rovinando niente. Anzi, il mio scopo, se posso, è andarmene lasciandolo anche un pochino meglio di come l'ho trovato. Tony Allen è uno dei più grandi batteristi, creatore di sound, perché batterista, lui dice batterista, in realtà il suo strumento, vedi, Tony Allen, è uno dei miei batteristi preferiti, uno dei miei musicisti preferiti, perché ha creato il suono dell'afrobeat, è l'inventore dell'afrobeat. Negli anni 70, in Africa, nel periodo successivo alla fine della colonizzazione, alcuni paesi africani vivevano un momento di grande fermento e c'era questa voglia da parte di molti musicisti di essere moderni, e quindi Fela Kuti insieme a Tony Allen ha creato questo suono, l'afrobeat, che è un misto di tante cose che piacevano a loro, ma che poi involontariamente, visto che vivevano a Lagos in Nigeria, ha generato un'altra cosa che è strepitosa, che è l'afrobeat, un paese di 20 minuti, fatti tutti su un solo accordo, fiati all'unisono, giri di basso pazzeschi, e la batteria meravigliosa, un modo di suonare la batteria lieve ma incalzante, irresistibile. Tony Allen è un batterista irresistibile.
is a tribute to Italy. What I like about this is the idea that it's a song about Italy, and the sound is has this feeling also, this African element inside, this funky element inside. So express Italy not through the stereotypes, but as a land of mixture, as a land of different voices that mix together, you know? That's how I live, you know? How I, that's my my experience with my country, you know? How is your country today? Yeah. It's my relationship with my country. So it's open-minded, and you know, this idea of richness that we have because many cultures meet in this place, you know. And this is what I wanted to say, more with the music than with the lyrics. The lyrics are very simple. I just say, in Italy, where else? In Italia, in Italia, in Italia. In Italia, in Italia, in Italia. E dove se no? La provincia, la scritta sul muro di Valdinga. È un capolavoro che non si spiega. Le donne in matrimonio con la messa piega. Si afferma e chi nega, si scopre e si prega. Si scioglie e si lega, si dona e si frega, si annega. La popolazione cambia colore. Il nome di un mondo che continua a girare. A little bit on the floor. Yes. Yeah, yeah, do that too. Two, three times. Two times. One. Two. Two. And one for my brother. No, yes. Fresco. All the best. All the best. Thank you. For now and forever. Forever. Dove sono gli universi? Sono di qua. Sono. Universa! Mamma che fisica, che fisica! Fantastica, eh? We're discussing Italy and everything. He's the boss. Yes. The next. Deputy. Next. Come stai? How are you? Bene. Good. Sono community. Show me your guest. Allora. Mi trovo bene. Tutto bene, eh? Già in foto stavi benissimo. Bene, bene. It's good. Fantastic. Yeah, yeah. Everything's new. Grande esperienza. Grande esperienza. Totale. Come tu scritto, no fear. Grande, no fear, grande esperienza. Grande esperienza, no? The best. Amazing experience. Per me it's like starting again from scratch. Everything. The man is incredible. Really incredible. Another planet. Fantastico. Bene. Io ho un po' di lavoro da fare. Ok, bello. Un po' di. Perché Rick vuole farmi sentire le cose per bene. Non c'è tranquillo. Okay. No worries. Ci tiene un sacco. Ieri sera era. Ha detto proprio facciamogli sentire le cose per bene. Tutto di solito noi siamo più abituati a sentire robe in working progress. Sì, no, lui no, dice voglio che sentano. Che sentano bene. Ok, andiamo. Ok, vai. Here we are. Volete che ci fermiamo ogni brano? Sì, sì. Everything is a work in progress, but you get a very good idea. Bello, yes, and we stop in some. They prefer to stop in some. Okay. Okay, Ovita. 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 Ok.
Figata. Sì, Figa. Sì, sì, figata. Piace? Mamma mia. It's cool? Yeah. Mamma mia, it means what's good? Fantastic. Non c'è un secondo da perdere. Impazzisco baciando la pelle della tua schiena. Quella strada che porta fino alla bocca tua. Non esiste esperienza più mistica e più terrena di parlare bruciata con te a chiaro di luna. C'era uno, due, c'era, forse manca te adesso. I want to be closer to him. That was the idea, was like really feel him. And this is what's happening. For me, this is a little frightening, you know? Because, Yeah, you're not hiding behind. I'm losing my protection, you know? And protection it's for me is always heartbeats, a lot of, texture of music. Guitar, you know? Yeah, you know, but this is totally new. I have to tell you, yeah. I'm terrorized. Sul piccolo break che da stamattina Fantastico. Sono appena andati via il presidente e vicepresidente della Universal Italia, della mia casa discografica. Abbiamo pranzato e poi abbiamo ascoltato il lavoro fatto fino adesso e io sono mezzo, insomma, è come per me è come andare dal dottore, cioè è proprio come fare la puntura. È uno stress pazzesco, per me far sentire il disco, la prima volta che si sente il disco insieme con la casa discografica è sempre micidiale la sofferenza. Voilà. è un'esperienza estrema, è uno sport estremo questo qua. Altro che il paracadute, altro che questo, è lo sport estremo. Così, così esposto, sento la mia voce così presente, le parole così. Io di solito sono sempre stato abituato a costruirmi intorno un'impalcatura per sostenere le cose, no? Un'impalcatura anche abbastanza così colorata, no? E proprio per stemperare un po' questa cosa di essere da solo, no? E quindi è fino a far sentire i pezzi. È sempre sembra l'esame delle medie. È una tortura. Ma che esame delle medie? Ma l'esame delle medie sono andato lì. È le Olimpiadi. Ma forse non ha una cosa uguale. Uguale, non lo so. Anche perché c'è chi se ne sbatte, c'è anche chi non gliele fa neanche sentire la casa discografica. Io invece, siccome mi piace coinvolgerli, voglio che mi piacciono, devono lavorarci, devono certo. Essere coinvolti, è il loro lavoro. E poi è bello, insomma, uno fa i dischi perché piacciono, mica fa i dischi, se no io i dischi li faccio per gli altri. Cioè, per me la massima goduria è quando scrivo la canzone. E poi ci sono dei momenti di enorme goduria. Per il resto lo studio è una tortura. Cioè, perché quella botta di adrenalina lì per un autore, secondo me, quella botta di adrenalina. In un attimo tu vedi tutto. Io in un attimo vedo il pezzo, cosa sarà, cosa farà, come rimbalzerà addosso alle persone, come mi verrà restituito. Vedo tutto, vedo il futuro. È proprio un momento di chiaroveggenza. È presente? Un momento di chiaroveggenza. Che dura un cazzo, dura un attimo. Poi dopo lo perdo quel momento lì, per cui poi a un certo punto le canzoni io non le riconosco più. Cioè, per cui devo rimanere legato a quell'emozione iniziale. Perché certo. Quando l'ascolti un miliardo di... E allora a volte mi torna. Poi di solito quell'effetto lì mi ritorna quando la sento per la prima volta decontestualizzata. Tipo in radio. Alla radio in macchina. In macchina, esatto. No? Poi mi ritorna live. La prima volta che faccio un pezzo live, no? Che un pezzo... Però insomma, che tortura, madonna.
Però pensa se non gli fossero neanche piaciuti i pezzi, sarebbe... Ma gli sono piaciuti, secondo te? Micchia? Sì, eh? Madonna. Ridillo. Secondo te sono piaciuti? Per me sì. Io non ci... L'hai detto bene. Andiamo a fare un giro in moto, va. Vado a fare un giro in moto, va bene? Vado a fare... Eh? Ho bisogno di decompressione, Devo fare un giro in moto. Oggi è una bella giornata, c'è un silenzio per strada, è così strano, sembra quasi domenica. Motorini truccati, mi ricordo le frasi che dicevi, me ne vado in America. C'è un semaforo rotto nella zona del porto, per non starci a pensare faccio quello che posso, mi rifugio in un bar con gli amici a parlare di un altro gran premio buttato via. E ci credo veramente, non sarà così per sempre. E tu come stai? E ti capita mai di stare fermo senza respirare? Per vedere com'è il mondo senza di te, per sapere se esiste qualcuno che ti viene a cercare, perché a te ci tiene, per gridarti io ti voglio bene. Per gridarti io ti voglio bene. Sai che l'ultima volta che sono stato qua avrò avuto 10 anni. Francesco, ma sono amico. Stanno aspettando tutti. Ma sono amico. Chi sei, Francesco? Ciao bella, sono... come ti chiami te? Domenico. Sono amico di Domenico. Niente, come stai? Sono Lorenzo Giovanotti, il cantante. Siamo contenti. Grazie. Ciao. Grazie, ciao. Con tutti i turisti. Ciao. Grazie. Grazie a voi. Scusa, posso farti una foto con il mio cane? Faccio certo. Una collezione. Di foto di cantanti con cani? Sì. Come si chiama? Lilli. Occhio che piange. E lo fa. Grazie. Ciao. Ciao. Posso fare una foto? Vai. Ciao. Grazie. Prego. Spacca in due sta roba. Pazzesco. Io ti dicevo, io mi sa che l'ultima volta che sono venuto qua era 40 anni fa, con mia nonna. Dovevo avere un paio di foto qui con la mia mamma, noi da bambini, però ma ce non sono più stato. Perché poi quando si va in giro per fare i tour, che si fa i concerti, non ti fermi mai da nessuna parte, non vai. Perché sei sempre lì a... e non riesci mai a vedere niente. Uno dovrebbe fare il turista a casa sua, no? Visitare, conoscere i suoi posti. Io penso che forse l'Italia è il posto che conosco meno al mondo, cioè davvero. Perché alla fine, quando vado in giro all'estero, vado in giro, no? Invece in Italia, appunto, qui sono tutti stranieri, quindi... Però alla fine è il posto che... e mi piange il cuore. Nella leggenda qui. Ciao. Ciao bello. Ciao. Grande capo. Siamo nella leggenda qua dentro. Come stai? Bene. Bene. Che bello, vedi, io non ci sono, non c'ero mai stato. Mai venuto? Mai, beh, lo conosco di fama. Bello. Cazzo sto disco.
procede? Bene, bene, bene. Abbiamo fatto uno studio pazzesco. Proprio pazzesco, pazzesco. Studio. Abbiamo fatto uno studio che... sì, bello. Poi c'è quel salone, degli ambienti incredibili. Cioè, per le chitarre acustiche. Poi è un disco che c'ha tanta roba acustica. E per le chitarre, per le voci anche, no? È pazzesco, veramente un suono. Eravamo un po' impauriti all'inizio, pensavamo che avremmo avuto troppo riverbero. Invece è perfetto. Questo disco qua di Tocchino con Vinicius è favoloso. E quello di Tocchino, Vinicius e Ornella Vanoni è uno dei miei album preferiti. Ce l'hai? Ce l'hai originale? Mi sa di sì. Sai che se ce l'hai te lo compro. Ce l'hai per davvero? No, che figata. Ora guarda se ce n'è uno messo un po' meglio, ma credo di no. No, me l'ha messo benissimo. Il vinile è proprio perfetto, perfetto. Ma questo non lo metto lì. Questo è bellissimo, perché è perfetto. È uno dei miei dischi preferiti in assoluto. La musica italiana è nella mia top 5, secondo me. Anche nella mia? Sì, eh? Ma pensa che mi ha raccontato lei, l'ha fatta in una settimana. Dai. Buonasera, buonasera. Ciao. Ciao bello. Come va? Bene, voi? Bene, grazie. Dica. No, ciao. Non blocca. Tipo giochi senza blocca. Cioè, è l'ultimo giorno. È l'ultimo giorno. Non è... Ma abbiamo appena... Abbiamo appena iniziato, in realtà. Insomma, ragazzi, qui abbiamo... Abbiamo passato 18 giorni della nostra vita, sembra che siano stati 1800, perché è stato da, come sempre, no? Le emozioni dilatano e comprimono il tempo, no? Questa è una cosa che fa l'emozione. Insomma, lo diceva anche il vecchio Albert Einstein, che è tutto relativo, in particolare il tempo, per cui dipende da quello che ci metti dentro al tempo. Questi 18 giorni qua alla Villa delle Rose hanno coinciso con una session di registrazione del mio nuovo disco. Però poi in realtà siamo a metà del lavoro. Adesso tutto si sposta a Malibu, nello studio Shangri-La, e lì si cominceranno i mixaggi, si comincerà... No, prima di tutto si fanno le rifiniture. Non troppe, perché il disco deve suonare grezzo, deve suonare comunque immediato, deve suonare come un disco costruito addirittura in meno di 18 giorni. Io ancora ogni volta che lui mette le mani sul mixer, o che dice una cosa a Pino, o che propone un cambiamento su un pezzo, ancora mi si rinnova esattamente la sensazione che ho da 30 anni ascoltando i dischi prodotti da lui. Quando io ascolto Rick Rubin, in questi 30 anni, la mia domanda è sempre stata: ma come fa? Come si fa a ottenere questo suono qua? Ma come viene fuori? E noi in studio, quante volte con Fresco, che è quel ragazzo lì al sole, se tutti i giri, dove, che è una presenza molto preziosa in questo progetto, di Carlo Fresco. Quando siamo in studio da me, che ascoltiamo i dischi di Rick, ci chiediamo: ma come fa? Come cazzo fa a ottenere il suo suono nel pezzo, non so, il singolo, quello di Eminem, no? Come minchia fa a ottenere il suo suono qua?
com'è possibile con quattro cose avere questa potenza, avere questa cosa qua? E uno ci prova a farlo, ma non viene. E io qui, seppure abbiamo visto l'architettura del suo lavoro, io ogni volta, e lui ta 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 in un attimo cambia due cose, tra ta ta sa pa pa, wow. Come fa? È un mago. È un mago. Poi io spero che queste canzoni vi piaceranno, per me sono bellissime. Per me sono bellissime, è un disco. Non posso dire che è il mio disco più bello, è quasi come dire, è il disco di, una nuova fase proprio, per cui non è né il più bello né niente, è un disco che ha dentro tutto il mio passato, in particolare va indietro, però c'ha dentro anche tutta un'altra zona, c'ha dentro questa roba qua. Questi armonici qua. C'ha dentro una nudità che mi interessa, una così, è così, questo disco è così, è così. Ci sono io, c'è l'orecchio di chi ascolta e in mezzo non c'è niente, niente. Siamo noi, siamo proprio così. È proprio un disco, non c'è una mediazione, la musica non è un media, la musica è proprio l'atmosfera dentro la quale siamo, non è il media, è l'aria che c'è, che ci divide, l'aria che divide me dalle altre persone, si riempie di musica, ma è l'aria da respirare, è questa cosa qua. Io ho 6 copie di License to Ill, cioè no, 6 copie, perché due l'ho comprati, sono in stato proprio mind, come si dice, mind nuove, quasi nuove. Due ce l'ho sempre avute, che le usavo in studio come proprio loop per iniziare a fare musica, e altre due copie ce l'ho che le ho ricomprate dopo, quindi fate. Poi, insomma, io le canzoni, queste qui veramente le ho viste dall'inizio. Crescere, da quando, dalla prima nota alla prima parola, quindi a un certo punto uno, dopo tanti mesi che lavori, non riesci neanche a vedere quello che c'è dopo, no? Senza nessuno. Invece Rick è andato ancora avanti, magari è tornato anche all'inizio, però ha centrato l'idea del pezzo, quella è stata una cosa che mi è piaciuta tanto, ha capito subito qual era, dove dovevano andare i pezzi. Questo è il mio albero preferito. Ci vengo ogni tanto, in meditazione. Siamo sull'Oceano Pacifico, Santa Monica, da Santa Monica andiamo a Malibu, oggi iniziamo a lavorare allo Shangri-La, allo studio di Rick, ci aspettano, che agitazione, madonna. Oggi è il 2 ottobre, è il 2 ottobre 2017, segnatevi sta data. 30 anni fa esatti, 2 ottobre 1987, debuttavo
a DJ Television. E là, ciao a tutti, mi chiamo Giovanotti, sono un disc jockey da discoteca, mi hanno proposto di fare questa esperienza qui a DJ Television, io naturalmente mi sono tuffato e ho accettato al volo. E pensa che la mia scuola elementare si chiamava 2 ottobre a Roma e la Giova TV ha aperto il 2 ottobre. Cazzo, ti rendi conto si è affiancato alla nostra macchina Neil Young? Questa decapottabile qui anni 50. Madonna, c'è Neil Young. Un gigante. Un genio. Sai perché ho detto, secondo me questo è Neil? Pensate, l'ho pensato io. L'ho pensato, cazzo. Perché lui è un collezionista di quelle macchine. Ha scritto addirittura un libro sulle macchine d'epoca. Che ho letto io. E allora ho visto quella macchina e ho pensato a Neil Young, penso a te, ed era proprio Neil Young. Questo è un segno. È un cazzo di segno. Funny, I got there the first night and I was like, oh, what am I doing? It's so dirty. Like, I should have went somewhere beautiful. You know, I was like, but really? You know, you're from New York. Your room is clean. From New York's dirty to me, too. It was just the thing of like, oh, like the city, you know, like I should have went to the coast or whatever. Where were you staying? I just stayed near Palazzo Navona. Okay. But anyway, it was just like intense. Okay. But then, like, after, you know, then you get the feeling. By the second day, I was like, this love. I'm happy you like Roma. Like, just the whole vibe of, like, at night, walking around Trastevere, like, the music, and people hanging out, and very outside. The women, oh. Yes, eh? you didn't meet Tom Petty, never? I'm trying to remember if I ever met him. I don't think so. I feel like I would remember that. I don't think I ever met him. Man. Hey, man. What's happening? You heard the news? Yeah, unbelievable. Sorry. That's so crazy. That's insane. Crazy. Yeah. Crazy. Anybody, it's just a heart attack straight up? I don't know. I don't know anything. He's sober, right? I think so. So, how you doing, man? Everything's okay. How are you? I'm fine. Glad you're here. Fantastic. I've never been like that, never feeling like that. Yeah. But now I really feel it, because in my studio I try to say, okay, let's put a bass like that. And I feel it, I was feeling that it was like normalizing. Yeah, no, I understand. And I didn't like it. I understand. I said, no, it's better like... Yeah, and it's okay to do tests, like you have to try it to know. You know, to take them like in a more comfortable zone for me. Yeah. And I say, no, it becomes something that I've done before, you know? Yeah. I know this, you yes, know? Yes, yes. It's a known field. Mamma mia. Che avventura sto disco. È bellissimo, è il studio più bello del mondo. È di una bellezza che è incredibile. Guarda questa sala, eh? Cazzo! C'è il Colosseo Pacifico. Incredibile questo studio. See you tomorrow. Bye. Ma dove siamo qua? Oh. Guarda qua, guarda che meraviglia. Madonna. Mamma mia, che giornata, eh? Bella giornata, eh? Che giornata, ragazzi. L'America, il mondo, si è svegliato, ma insomma, questo paese, con la notizia del massacro di Las Vegas. Poi, certo, è un altro tipo di notizia. Poi dopo, mentre arriviamo in studio, la notizia di Tom Petty, che poi è morto, non è morto, non si sa. Tom Petty, cioè Tom Petty, qua si dice così. Gigante della musica americana. Oggi siamo stati a casa di Rubin, abbiamo risentito il lavoro fatto a Firenze, poi siamo andati allo Shangri-La,
e lì abbiamo cominciato a mettere le mani nei pezzi per portarli proprio al punto per essere semplicemente mixati. E in Italia, no, quando è uscita la notizia che Rubin produceva il mio album, a parte la gioia di molti colleghi, che ha fatto molto piacere, perché poi lo so che è una figata, no? Quindi, ma ha capito, qualcuno ha cominciato a dire chissà quanti soldi gli ha dato a Rubin, come se Rubin è uno che fa il disco mio per soldi. Cioè, capito, Rick Rubin, come se Rick Rubin dice, sai, ho bisogno di soldi, che cazzo faccio, il disco di Jovanotti. Ma porca troia, perché Rick sta facendo il mio disco? Io non lo so. Evidentemente ci ha trovato qualcosa, perché lui poteva anche dirmi di no. Se uno arriva alle persone per così tanto tempo è perché ci mette l'anima nelle cose. L'anima. Ma a me non mi interessa mica, che mica devono capire, che cazzo devono capire? A me interessa arrivare alle persone. Se poi c'è qualcuno che non capisce perché c'ha uno schermo davanti al cuore, è peggio per loro. Ma che mare, porco cane, l'Oceano Pacifico. Pacific Ocean. Che posto Malibu, eh? Sergino! Allora, ma che sorpresa! Come stai? Bene, voi? Bene, grazie, dove tutto siete? Bene. A Los Angeles, la città degli angeli. È presente? Come sta andando? Bene, bene, benissimo, benissimo, benissimo. C'è la mia moglie, c'è mia moglie. Dagli un bacio alla Fran. Ecco lui. Dunque, allora, c'è bisogno di sviluppare il logo Jova Pop Shop. Ok. Capito? Figo. Va bene. Esatto. Da mettere magliette, fare un po' di merchandising, vero? Esatto. Però è importantissimo, secondo me, che noi che cominciamo, così come per il libro, che cominciamo a visualizzare le cose, capito? Perché se io ho un marchio Jova Pop Shop, già vedo il negozio. Te lo preparo, io ti preparo adesso come priorità questa cosa qua. Perché allora, capito, noi con quello lì ci tagliamo le foto che mettiamo in Instagram, su Facebook. Cioè, cominciamo a farlo, capito? Dal 1 dicembre al 15 dicembre, Jova Pop Shop, Temporary Store, okay. Capito? Va bene, questo te lo preparo subito. Bellissimo, io qua voglio mettere un sacco a pelle. Sento la pizza vegana, strepito. Del Kunz. Che una bella domanda. Io non mi sento di capire. Barbara Kuzma, che è anche brava, ha fatto anche delle copertine di dischi. La domanda è importante. A volte. Mica spesso, quasi mai. Anche se nel marasma esisto, sono qui, non sono un fantasma. Avevo scritto il testo di sto pezzo, senza una musica, perché comunque l'argomento delle migrazioni è oggi toccante, insomma, non è toccante, è importante, è centrale, è continuo, è martellante, no? Ma a me non interessava una lettura ideologica della questione, non mi interessava neanche mi interessava proprio una lettura semplicemente umana, raccontare la storia di un essere umano, di una persona, di un ragazzo, perché li vedi, no? Quando giri per Milano, giri per Roma, ma anche qualsiasi città europea, no? Vedi la società che si trasforma, vedi questi ragazzi che sono arrivati, che sono ragazzi come me, come ero io quando avevo 18 anni, 20 anni. E allora, vedi, domani farò 18 anni. Ma non si può sfuggire, anche se oggi funziona molto il cazzeggio nella musica, no? Forse la cosa che funziona di più oggi è il cazzeggio. I pezzi che vanno al numero uno spesso sono comici, sono un po' pezzi molto o comici o molto molto molto
un po' da villaggio turistico, no? C'è una tendenza recente a fare canzoni da villaggio turistico, no? Che funzionano molto, ma poi niente di, non c'ho niente contro le canzoni di villaggio turistico, a me piace, mi piace anche farle qualche volta. Però non può diventare un dogma questo, no? Ovvero che un artista debba per forza occuparsi di cazzate, no? Di cose che sono importanti, le cazzate, perché la nostra vita spesso è gravata da problemi, da cose, per cui la musica è un modo per scappare, no? per alleggerirsi un po' le giornate, no? Però non è solo così, la musica è anche narrativa, è anche un modo per stare dentro alle cose del nostro tempo, insomma, senza, io non c'è niente di peggio di un artista che ti vuol dire come vivere, quella è la cosa peggiore al mondo, o di un artista che ti dice cosa è giusto e cosa è sbagliato, quella secondo me è proprio la cosa che io cerco di evitare il più possibile. Qualche volta nella mia vita ci sono anche cascato dentro, ma con grandissima fretta ho cercato di uscirne prima possibile da quel tipo di gratificazione che ti dà il pubblico che cerca una conferma ideologica a se stesso, no? Quello non c'entra niente con la musica, quello è una, sono cazzate. Dovrebbero chiamarmi da Milano. Ah, cazzo, minchia, mi hanno scritto un sacco di messaggi. Potenti mezzi, cercherei magari di vedere se riusciamo a farci due chiacchiere. Vediamo. Vi faccio vedere dove sono, qua, questa è un po' di leggenda. Un po' di leggenda, yeah. Ma qui siamo allo Shangri-La Studio, lo studio di Rick Rubin, il quartier generale, insomma, di tutte le sue produzioni. Questo qui era il tour bus di Bob Dylan. Lo vedete? Si vede? Si vede benissimo. Questo era il tour bus che negli anni 70 portava in giro Dylan, ma qui dentro hanno mixato per esempio gli ultimi due album di Kanye West, li hanno mixati dentro il tour bus. Conosciamo e abbiamo parlato molto e alla fine è stato lui a dirmi: sai qualcosa da farmi sentire, fammelo sentire, mi piace un po' di più. Cioè, per oggi abbiamo finito, io devo dire, non, cioè, abbiamo lavorato praticamente lunedì, martedì, mercoledì, giusto? In tre giorni abbiamo portato, perché a Firenze, ma me lo diceva oggi Ricca, mi diceva, io sono proprio impressionato, mi diceva, dal lavoro che abbiamo fatto a Firenze, sono proprio impressionato dalla quantità di cose definitive che abbiamo fatto a Firenze, è proprio così. E allora niente, poi in realtà poi abbiamo aperto i pezzi, qua li abbiamo riaperti, e ci siamo resi conto che non c'è un cazzo da aggiungere, che anzi, appena ci aggiungi una cosa, si perde, si normalizzano i pezzi, si perde la magia. Questo disco è così, non ci sono cazzi, questo disco è così. Domani arriva Pinax dall'Italia e mixeranno, e cominciamo a mixare. Lui mixerà, poi i pezzi verranno dati anche ad altri, e poi confronteremo il suono dei pezzi e sceglieremo le versioni migliori. Quindi è una specie di gara eliminazione, una specie di, anche perché confronteremo senza sapere chi ha mixato cosa, cioè magari, capito, lo stesso pezzo mixato dal sound engineer top dell'universo e mixato dal ragazzetto alle prime armi, magari uno sceglie quello del ragazzetto perché ha intuito meglio lo spirito della canzone. Malibu. Hey man. Yeah. Amico, mio amico di Malibu. Hello sir. How's it going? Very good, thank you. What are you guys filming? Music. E io non riesco a stare mai fermo, e io non riesco a stare mai calmo. Questa musica che sento dentro suona sempre, non mi lascia scampo. La vita comoda non fa per noi straordinario. E non esiste paesaggio più bello del mare. Brooklyn, Firenze, Milano, Trieste, Napoli, Roma. Wow, very unexpected after the last one, right? This very folk woman. Non ho più paura di niente. Regalerai i suoi vecchi la vacanza. Che per farla mia vedere tutto questo spreco, e meno di un minuto gira come fila forte, e per i belli sul ciglio delle statali splendide, piedi a terra, afferri i miei sospesi, collezionisti. Belle. Devono essere stelle.
gente. Ognuno come gli pare, ognuno dove gli pare, ognuno come si sente. Ognuno come gli pare, ognuno dove gli pare, ognuno come si sente. Come fosse per sempre, come fosse per sempre, come fosse per sempre. Come fosse per sempre, come fosse per sempre, come fosse per sempre. Per sempre. Ho da paura, oh! Ti piace? Di brutto. A voi no? Ammazza un botto, siamo stati là tutta la mattina, vedete. Cazzo, bella sta cosa, oh, bellissima. Bello l'elettrauto, riuscissimo a beccare un po' di gruppi di suore, di turisti, secondo me quelle belle. Suore vestite di blu. Molto, molto figo, molto figo. Poi, adesso io... no, una cosa che potevamo fare, mi sono dimenticato, potevate chiedere al portiere di casa mia, perché io non c'ho il numero. Domani capito? Io lo chiediamo. E andatevi al portiere, ditegli, se mi vi dà il numero, ditegli che state lavorando con me. Se vi dà un numero, in modo che lo chiamo, perché magari se avete voglia di fare qualcosa dalla mia finestra... È figa, anche affacciata alla finestra. Il benzinaio è interessante? Il benzinaio è figo, e quello pure la galleria siamo andati. Ottimo. E sai anche una via figa, è via Piccolomini. Cioè, ah, via... sì, quella... ingrandisce quella che la cupola si ingrandisce, hai presente quella lì? Lì secondo me anche una zoomata con me che cammino tipo film americano, capito? Al centro c'è la scala della chiesa, quella è la mia parrocchia, io lì ci ho fatto lo scout e io qua ci ho fatto tutto, ci ho fatto, mi ci hanno battezzato e ci ho fatto anche un video adesso, cioè ci stiamo facendo un video. Oh vita, working class io, con un amore scontato. No, dimmelo perché magari sto per sé. Bella. Le dico l'aria. Però siccome la mia generazione era più fitta di gente, c'eravamo di più, c'erano tutte, da questa parte c'era tutto i prefabbricati, perché adesso ci sono meno bambini. E quindi io facevamo la scuola nei prefabbricati, perché la generazione mia del 66, quegli anni lì, nascevano una marea di bambini. Baby boom. Eh sì, per cui eravamo tantissimi. Ma questa è la tua scuola? Sì. Adesso ho visto il nome. Sì, sì. Ma dai. Giovanotti! Giovanotti! Si chiama O virgola vita punto esclamativo, proprio perché è un'esclamazione, è una... benedizione, è un'imprecazione. Ultimamente sto notando che si scrivono tante canzoni con la parola vita nel titolo, chissà perché, forse perché tante pseudo certezze sono crollate, perché ci troviamo proprio in mezzo ad una mutazione epocale come forse non c'è mai stata negli ultimi, forse non c'è proprio mai stata un processo di cambiamento così come quello che stiamo attraversando noi esseri umani di questa epoca storica, e quindi si torna a fare delle domande chiave sulla vita, sulla libertà, sull'amore, sui rapporti tra le persone. Però nelle strofe io non affronto mai questa cosa, le strofe di questo pezzo sono fatte di tutti frammenti, è come se fosse un dormiveglia, no? Presente quando un dormiveglia, prima di addormentarti o quando ti stai per alzare dal letto, scorrono davanti a te delle immagini apparentemente scollegate una dall'altra, no? Completamente scollegate. E il testo di questo pezzo è così, non è per niente narrativo. Ho pensato subito che questo pezzo fosse il primo singolo del disco, l'ho pensato da subito, non ho mai concesso nessuna possibilità a nessun'altra canzone del disco di diventare primo singolo dell'album. Per me è stato subito dall'inizio vita, poi quando siamo entrati in studio con Rick Rubin, e a fare il disco, lui, anche secondo lui, ha detto questo secondo me è l'inizio dell'album, poi potrebbe essere anche il primo singolo, ma di sicuro è il pezzo di apertura dell'album. I'm home.
Fai pressione qua, per voi. Ma no, in realtà no, perché ci ho vissuto, io sono stato talmente bene qua che non c'ho malinconia. Cioè, nel senso, capito, non è un posto dove io i miei vent'anni, cioè la mia infanzia qui, me li sono proprio goduti, capito? Per cui in realtà quando sono andato via, cioè non è che sono andato via e mi è mancato. Certo. Sono andato a Milano, nelle fidanzate. È la vita, poi tanto a un certo punto ti rendi conto che la vita scorre, no? L'importante è che quando vivi le cose tu le vivi per davvero. Allora, se tu le vivi per davvero, quando non ci stanno più, comunque stanno dentro di te. Se invece hai perso, non hai vissute, ti manca sempre qualcosa. Però io, a me è iniziato tutto qui, perché comunque la mia storia è iniziata proprio qua. Da Gudi. Gudi Music, il veleno, però proprio questo era proprio il quartiere mio, la scuola, tutto qua. Ma ci andai con motorino da Gudi? Ci andavo con l'autobus prima. Il motorino. E poi dopo c'avevo un motorino di merda che mio padre aveva comprato da un prete, un califfo. Peggio di tutti. Era veramente un motorino impresentabile. Califfo si chiamava. Tipo che se dovevo andare da qualche parte lo lasciavo tipo 10 metri prima. Ma sarebbe da piedi, sì, sì. Poi quando si è trattato di decidere di un video per questa canzone, anche lì non ho avuto molte esitazioni. Ho pensato subito che volevo che questo video non fosse un vero e proprio video allineato con la maniera di oggi di fare i video, no? I video che funzionano, che macinano numeri su YouTube, spesso hanno proprio questa caratteristica di essere pieni di idee visive. Ecco, io volevo non allinearmi a questa cosa, non perché così per fare l'originale, ma proprio perché questa canzone aveva bisogno di questo. Volevo che questa canzone avesse un video che mi riconnettesse con qualcosa di profondamente mio. E cosa c'è di più profondamente mio? Proprio di un fatto personale. Volevo che questo video fosse un fatto personale. Sai come dice? Questa è una questione personale. Questo video è un fatto personale, è un mio filmino. E qual è la cosa più personale? Se non la mia vita, le mie origini, dove sono nato, dove sono cresciuto, il posto dove ho cominciato a credere di poter fare questo mestiere, il posto in cui mi sono innamorato della musica. E questo posto è stato Roma, dove sono nato e dove ho vissuto per i primi 20 anni della mia vita, passando le estati a Cortona, in Toscana, la mia è una famiglia toscana, ma io sono nato a Roma e sono cresciuto qua, in questo quartiere. Quindi ho detto a Antonio e Nicolò, ai Yunaz, facciamo un video nel mio quartiere, dove sono cresciuto, nelle mie strade, in quella zona, proprio in quelle quattro strade. Quanto abbiamo fatto? A metà? No, siamo a metà. È incredibile che stiamo girando qua, perché questo per me è un posto veramente... No, ma fighissimo. È la normalità, cioè, e poi lo guardi e sembra da cinema, cazzo, no, sì, esatto. Incredibile. Bellissimo. Sembra bello per guardare l'odio. Dove io non tornavo da tanti anni, ero tornato quando c'erano i miei, fino a qualche anno fa ci abitavano ancora i miei, venivo a fargli un saluto, però non ci sono mai stato tanto tempo. E poi entravo in casa, uscivo e me ne andavo, non è che giravo per il bar o mi facevo una passeggiata. Invece ho detto proprio andiamo proprio in parrocchia, dove ho fatto lo scout, andiamo davanti alla mia scuola, andiamo via Gregorio VII, dove andavo a mangiare la pizza. Andiamo sotto il ponte della stazione di San Pietro, andiamo davanti del benzinaio che c'era davanti alla finestra di casa mia, teniamo sempre la cupola di San Pietro come presenza proprio come totem di questo video, perché la cupola di San Pietro è la cosa che forse io, è l'immagine che ho visto di più in tutta la mia infanzia. Io aprivo qualsiasi finestra, avevo davanti la cupola di San Pietro. E poi non facciamo furbate, dentro questo video non ci devono essere furbizie, non ci devono essere ammiccamenti, ci deve essere proprio, io non sono Jovanotti che fa delle cose, io sono Jovanotti che fa Jovanotti, cioè sono Lorenzo che è Lorenzo, non faccio Lorenzo, sono Lorenzo in questo video, non faccio il cantante, sono un cantante, non faccio quello, il protagonista di questo video non fa delle cose, è quelle cose. Partito, azione, vai! Come posso io non celebrarti vita? Oh vita, oh vita. Boom, 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 ritmo della vita. La morte è di una natura domesticata. Ma è il ciber, che sempre tutto è relativo. Non sono qui per il gusto, per la ricompensa, ma per farmi dare uno scoglio dentro la resistenza. Ce la porti a me? Sono un grande. Grazie.
inchiodato dentro una sagrestia, l'avanguardia di guardia davanti alla retrovia, nel tempo della paura, aspetto la fioritura, che sono femmine del cinema, futura. Questo bello altissimo. Come di non c'è da darti via. Sì, metti anche solo un boom. Se vogliamo legno, mangiamo. Tu cacciati. Stiamo impostando tutto lo spettacolo perché non sia monolitico da un punto di vista scenico. Scenico, certo. Capito? Perché si va e si suoni, capito? Poi ci saranno dei momenti in cui poi le cose ritornano. Però secondo me dobbiamo entrare in una fase un po'. C'ho voglia io, proprio, no, bello, una bellissimo. Fase un po' più vera, capito? Un po' più dove abbiamo un repertorio e lo facciamo, se no. Cioè abbiamo le cose da fare, che i classici che li facciamo, quelli proprio le greatest hits. E poi facciamo delle cose, sempre delle hit secondo me, non farei tre cose che cioè, il pubblico tutti devono conoscere tutto, quello è importante, a meno che non sia un disco nuovo, allora preferisco prendergli dell'attenzione preferisco prendergli, chiedergli attenzione su un pezzo nuovo che su un pezzo vecchio, giusto? Certo. Dai. Andiamo? Fame, fame, fame! Fuori d'accordo, e questo è il mio lavoro. Il giorno del giudizio sono vestito con uno spocchio d'oro. Dare le macchie d'oro, la mano del sport. Il mio giudizio è tutto giro. Sì è così, to be or not to be. Mi fischiano le orecchie, alzo ancora 2 dB. Accendo un riflettore nell'occhio del ciclone. Il polso che mi batte come un'esplosione. E sembrerò una molla e salto sulla folla. In questi tempi l'odio è come una colla. Mi tengo questa terra anche se non è il paradiso. Preciso, il mio cattivo gioco fa buon viso. Per ogni buona strofa servirà un inciso. Per ogni schiavo servirà un padrone. E ogni cassaforte ha una combinazione. Motore, azione, a chi non cerca una consolazione. A quelli insoddisfatti, a quelli dentro un'emozione, a chi non pensa sempre di sapere tutto. Se arriva la tempesta non starò lasciuto. Io non so niente di te, del mondo come gira, ma all'alba si dividono le strade, le streghe sono ritornate e tutti sanno accendere una pira. Tenete bene sotto mira tutti quelli come me che hanno ancora fame, fame, fame. Tenete bene sotto mira tutti quelli come me che hanno ancora fame, fame, fame. Non ve lo dimenticate tutti quelli come me che hanno sempre fame, fame, fame. Non ve lo dimenticate tutti quelli come me che hanno sempre fame, 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 fame. 1, 2, 3, 4, fame, fame. 1, 2, 3, 4, fame, fame. 1, 2, 3, 4, fame, fame. 1, 2, 3, 4. La vita balla il samba su una sola gamba e ha la risposta sulla punta della lingua. Ma io non mi ricordo la domanda: chi sono, dove sono e dove stiamo andando? In giro come lupi senza capo branco. Chi è quello nello specchio che mi rassomiglia? La ruga è verticale tra le sopracciglia. La voglia, la voglia, la fortissima voglia. Un bacio che mi veste, il caldo che ci spoglia. Raccontano di età dell'oro, di epoche passate. Cazzate, le statue bianche greci le facevano colorate sotto al sole in piena estate. Non ve lo dimenticate mai. Eccoli, ciao ragazzi. Ciao, ciao, come stai? Bene, tu? Lui è il mitico Luca. Ciao. Sì, facciamo così come hai detto ieri. Perché no? Yeah. Fammi questo che mi prego. Tanto è uguale. Certo.
Sì, è sempre da ridere. Avevamo pensato di fare un angolino così. Buongiorno, ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Mazza, ciao, allora fantastico. Che bello che non si vede dentro. Siamo, è tipo un club. Quasi un club, sì. Sì, è un club. Figo. È un club. Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Ciao ragazzi, ciao. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ragazzi, siete in diretta. Mamma mia. Cioè, non faccio perché. Ho della soddisfazione in me. Sergio Papaletro. No, ma sono talmente contento. Cioè, noi lavoriamo insieme da 30 anni. 30 anni. Quindi, 30. Tipo nozze d'argento. 25 di più. 25 nozze d'argento. È amore, 30. Amore. E infatti l'altro giorno per errore c'è stata una mail che girava con chi tuo amore. Gli ho mandato un messaggino che era rivolto alla mia Francesca, dicendo ciao amore. E io gli ho risposto finalmente, finalmente ti rivolgi a me. Vabbè, niente, un negozio così, non penso che questa cosa qui penso sia. È un'esperienza nuova per me, ma mi diceva l'universo questa che è anche l'unica per tutti, anche senso. Perché sto casino qua per una cosa che sta aperta 10 giorni. Cioè, però, di solito, sai, questa sembrerebbe una roba che poi sta aperta, rimane aperta, fra 4 anni uno la ristruttura. Bella l'idea, è bella l'idea che arriveranno delle persone che non sanno neanche più. Ci chiameranno a fare dei negozi. Probabilmente dovremmo cambiare. Finalmente basta. Basta questa cosa della musica. Il vetrinista e io faccio il concert art. Concert art e magari anche la colonna sonora. No, io dico, guarda, secondo me mi fa vedere lo spazio. Io qui farei così, farei così. Ma questa rifinitura qui, sai? Ci sono quelli. Buongiorno a tutti. Il rock and roll nasce per riempire quel mondo. Molto difficile che un artista con 30 anni e più di carriera alle spalle abbia così voglia di reinventarsi, di rimettersi in gioco. Libro, film, disco, live, addirittura il negozio, sei una startup vivente. Cioè, sono tutta la mia vita a rischio. Grazie al cielo qualcuno mi permette che lo siano. Ma sono così fiero di questo libro, che quasi me lo autograferò e me lo dedico. Benvenuto con il nuovo singolo di Jovanotti che ce l'hai il BPM? Però facciamo una struttura, improvvisiamo la struttura perché io non me la ricordo la struttura. Quindi tu parti con il beat. Questa è la cassa. C'è un po' di lezione di musica come faceva Bernstein sulla TV americana. Questa è la cassa. Rullante. E l'altro cos'è? Un'altra cassa. Due casse. Possiamo sentire insieme? Mi ha fatto sentire come nata Holly Squeeze, ma sotto falso nome ho il passaporto italiano, un cuore mediterraneo, con il classico, con un amore spontaneo, per la botte piena e per la moglie ubriaca, la base aerospaziale, nel centro di Aracataca, Capo Marquez, Valentino Rossi e Deppinesi, come la scherza, come la fever walk this way, e quando senti il richiamo della foresta, è la mia musica, come posso io, non ce ne tratti. Oh, vida.
nuovo palo olimpico d'impatto mostruoso. Non sono laureato ma posso insegnare ad Harvard improvviso sul tempo meglio che a Villa Fanta. Ormai sono uno standard, un grande classico, quick stop, rock and roll, Mr. Fantastico. Se esiste un Dio, forse sì, forse no. Ascolto le storie di sposa, crede su un po' che siamo figli di qualcuno e resta tutto da fare. Non ho radici ma piedi per camminare. Come posso io non celebrarmi? Ho il flow di un jazzista, e il mood di un barista. Le ossa rotte riparate a forza di stare in pista. Con la pistola d'acqua rapino la banca. La mossa del cavallo a L che la dia mi spalanca. Verso lo scacco a re, verso la rivoluzione. Un cantautore con la lingua come una percussione. Che batte dove duole dente, dove tanta la gente. Alcatraz, Tramatar, precipitevolissime volmente. Coraggio, la fantasia in viaggio. E tocco il centro esatto del cuore selvaggio. La foce dell'Orinoco, la poesia, il gioco. Senti un calore. Ora baby, è il sacro fuoco, come posso io non celebrarti vita, yeah. Oh vita, come posso io non celebrarti vita.